Ed è con vera gioia, con Gaudio sincero, con allegria, Letizia e animo lieve, che io devo annunciare la presenza qui di un vincitore in pectore, dell'onorevole professor senatore accademico perito, critico d'arte, mente suprema nell'azzurro empireo degli intenditori, l'emerito Sprunzo. Professore, la vedo gaudio. Buongiorno, buongiorno, dottor Mirabella, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti voi ascoltatori a casa. Buongiorno a tutti, bella giornata oggi. La vedo garrulo. Stamattina mi sento dall'animo lieve, ecco. Ma guarda, è così allegro. A volte la vita sorride, ecco. Guardi, ha dimesso la vecchia zimarra bisunta e ha indossato i panni di un allegro Pierrot. Le piace questo papillon a pois che sfoggio questa mattina? Ma come mai? L'inusuale così... tinta pervinca. Guarda un po', con dei bei piselloni rosa sul pervinca i pois. Dei pois, bravo. Ma come mai così? Anche il cappello di carta con... Ci sono alcune giornate nella vita che risultano più rose di altre, quando l'animo è lieve e allegro e appunto la vita sorride, ecco. Come mai, professore, non ce lo vuol dire? Perché esiste un Dio. Un lauda Dio. Esiste un destino degli uomini nella storia degli uomini. È vero, una giustizia distributiva. Quando la mannaia del Signore si abbatte. Esagerato. Quello giorno Fausto. Questo è stato Fausto, quindi lei forse allude per caso, professore, a quello che è successo ieri al professor Sgarbi? Pronunci pure quel nome, in questo caso glielo consento, guardi. Sgarbi. Vabbè, adesso andiamo. Possiamo passare con animo lieve. Passiamo con animo lieve al nostro excursus critico quotidiano sulla storia di Giovan Battista Grana, detto il parmigiano sommo, poeta, scrittore, scultore, quello che vuole. Oggi sono disposto a tutto, è una bella giornata radiosa di sole. Bene, professore, sono lieto di vederla così di buon umore. Dunque, ieri affrontammo il momento topico dell'esistenza del Grana, la sua dopo il suo ritiro a Culatello, nella natia Culatello, causato dalla botta in testa ricevuta per la caduta del grave. Del grave pallone, insomma. L'esperimento di Leonardo della caduta dei gravi, che gli strapiombò questa enorme palla di piombo sul cranio. Per cui il suo ricovero dai frati. L'esperienza con la melanzana, l'incontro cromatico con la melanzana, comincia il periodo violetto. Sì. E qui abbiamo l'incontro anche con il pettinicchio. Pasquale, pettinicchio. Allora, dunque, il lungo percorso... Che lo porta poi a dipingere quelle immagini femminili memorabili. Esatto, siamo al momento dei ritratti femminili. Ecco, ricapitoliamo. Ricapitoliamo. Il lungo percorso disseminato di... Ma come io comincio? Ma... Ventriglia, per favore, si metta d'accordo con quest'altro camelide. È stato involontariamente... Oggi gliela passo, guardi, oggi le passo tutto, oggi sono euforico. Bene, professore. Ricapitoliamo dunque l'elenco. Quando la mannaia divina si abbatte sui peccatori. Eccolo là. Dunque, oggi ricapitolerei, professore, l'elenco di quelle donne raffigurate nella... Io vorrei affrontare questo excursus critico con una qualche valenza di positività, partendo dall'inizio e finendo alla fine, se è possibile. Se lei non mi interrompe in continuazione. Dunque, il lungo percorso disseminato di travagliate crisi artistiche nel Grana. Noi abbiamo notato spesso e volentieri dei momenti critici nel quale il Grana si rinchiude in se stesso. Sì. Nella sua corteccia. Questo lungo percorso trova nuovo e fertile alimento nella conoscenza con il pettinicchio. Bernardino di Bettino Scamorza, Perugia 1454, Siena 1503. Vabbè, non fa niente. La lunga e faticosa ricerca cromatica incentrata sullo studio della... Dica lei. Melanzana. Lei prenda appunti. Della melanzana. Impari qualcosa, che le serva qualcosa, la contiguità con un luminare. Lei mi dovrebbe aiutare, dovrebbe dire con la melanzana. Così si fa a scuola. Questa ricerca, lunga ricerca cromatica, l'aveva infatti condotto a sperimentare nuovi sapori e nuovi sapidi accostamenti in una serie appunto di ritratti femminili di cui accennammo. Elenchiamoli. La... Il primo è la pizzaiola con le melanzane. Ne ho qui a Sofia Loren. Ne ho esattamente, guardi, ne ho qui una orripilante copia cianotica, perché non potendo disporre dell'originale, certo, che sta al museo di... Dove? Culatello. Ah, c'è un museo a Culatello, guarda. Museo del parmigiano a Culatello. Ecco, vecchie può croste. Vedere la pizzaiola con la melanzana 1497. Vabbè. Anche questo è un aglio e olio su teglia. Certo.
in cui la procace e rubizza contadina, presa a modella, colta nell'atto di infornare la pizza nella bocca rovente del forno, circondata da grossi cesti ricolmi traboccanti di melanzane, fortemente contrasta con il biancore della farina sparsa sul tavolaccio, in un ardito accostamento cromatico e in un imperioso sfondamento prospettico che ci introduce di prepotenza nel pieno della Rinascente. Siamo introdotti di prepotenza nella Rinascente, in pieno tra scale mobili, commesse, stand, eccetera. Poi abbiamo... L'excursus prosegue con l'analisi della boscaiola con le melanzane 1498. Sempre tondo, un formato tondo. Pregevolissimo ritratto di giovane donna, sempre aglio, olio su teglia. Sempre quello, fuoco a legna. Pregevolissimo ritratto di contadina. Di giovine donna, ardita metafora della violenza, della passione amorosa. Aia. Che conduce, diremmo così, alla distruzione stessa del principio vitale, l'albero. Boh. La boscaiola, la donna rubizza e scarmigliata che brandendo un'ascia, inserita con violento contrasto cromatico nell'ombroso e umido sottobosco condito di funghi, melanzane e piselli, abbatte con furia. Sarebbe a modo nostro, insomma. Abbatte con furia, diremmo bacchica. Ma guarda, tribadica. Un enorme fusto dalle fronzute chiome. Bel fustone. E anche questo è un momento esaltante. Topico. Poi, sempre del 98, c'è la matriciana con le melanzane. La matriciana con le melanzane è un po' strana. Lì ci sono delle reminiscenze di Gianluca del Gregge, detto il pecorino. Gianluca? Del Gregge. Detto il pecorino. Detto il pecorino. Eh sì, perché la matriciana a morte sua è il pecorino. Sì, probabilmente la contiguità di passaggio col pecorino che ebbe a cavallo tra il 1485. A cavallo tra il 1485 e il 1484. Ebbe questo passaggio di contiguità nella bottega del Gregge, detto il pecorino, che operava nel Basso Lazio.